L'unico uno da battere qui in Puglia è Conte. No, il nemico numero uno da battere è l'astensionismo, è il fatto che gli italiani oggi non abbiano intenzione di andare a votare. Noi dobbiamo convincerli ad andare a votare con le nostre proposte sul Mezzogiorno innanzitutto. Noi vogliamo mantenere i soldi del PNRR al sud nei confronti di uno scippo che la Lega ha intenzione di fare. La Lega, quando dice rinegoziamo i soldi europei del PNRR, la Lega vuole rinegoziarli perché vuole cambiare e togliere quella clausola del 40%. Noi vigileremo perché quei soldi vadano al sud, al mezzogiorno, siano soldi che servono per le infrastrutture, il lavoro, la scuola, sono i temi fondamentali con i quali noi faremo ripartire il mezzogiorno. Emiliano stamattina ha detto che vinciamo e vinciamo in questa conformazione, quindi Emiliano avrà ragione anche questa volta, ma rispetto a questa nostra campagna elettorale con questa nostra configurazione. Il nostro oggi obiettivo fondamentale sul mezzogiorno è lavoro, applicazione dei soldi del PNRR e difendere quei soldi rispetto alla criminalità organizzata. La lotta contro le mafie, la lotta contro la criminalità, perché quella quantità di soldi che arriveranno nei prossimi 5 anni è ovviamente particolarmente attrattiva per mafie e criminalità. Noi vogliamo fare di tutto perché quei soldi siano ben spesi, abbiamo messo in campo una proposta di assunzioni nella pubblica amministrazione finalizzate a usare bene i soldi del PNRR, perché oggi la nostra pubblica amministrazione non è in grado probabilmente di farcela fino in fondo. Ecco perché la nostra proposta di assunzione di 300.000 giovani nei prossimi anni in sostituzione delle persone che usciranno in pensione è esattamente per dotare la pubblica amministrazione di personale giovane che sia in grado di usare i soldi del PNRR bene e di difendere quei soldi dalle mafie e dalla criminalità. Ma guardi, sono stato con Emiliano tutto il giorno, quindi abbiamo detto esattamente le stesse cose. Abbiamo detto che noi vogliamo in Puglia in questo momento lottare fino in fondo perché la Puglia è diventata una delle regioni d'Italia che per una serie di dinamiche sta facendo svoltare le prospettive della campagna elettorale. Noi in Puglia stiamo crescendo e soprattutto la dinamica che si sta creando con un centrodestra in grande difficoltà in Puglia rende tutti i collegi della Puglia contendibili. Come sapete, nei collegi si vince chi arriva primo. E la dinamica che si è messa in gioco è una dinamica nella quale noi siamo competitivi in tutti i collegi della Puglia. Abbiamo una squadra fantastica che viene appunto da Foggia, una squadra con la quale sono sicuro noi saremmo in grado di convincere gli elettori foggiani, con la quale saremmo in grado di convincere soprattutto sulla bontà delle nostre idee. In questo momento, fatemi aggiungere un'ultima parola, la priorità deve essere data alla soluzione che in questa settimana deve venire fuori alla questione del caro bollette e del caro energia. La nostra proposta è il disallineamento tra le bollette e il costo dell'energia pagata rispetto al gas e quella invece con le rinnovabili. Oggi bisogna assolutamente disaccoppiare queste due con un tetto all'energia. Bisogna raddoppiare il credito d'imposta per consentire alle imprese, alle attività economiche che hanno oggi ricevuto delle bollette così elevate di poterle pagare, il raddoppio del credito d'imposta dal 25 al 50 per gli energivori, dal 15 al 30 per gli altri, e dobbiamo introdurre quelle nuove bollette luce sociale per le famiglie con l'ISEE più basso. Per noi la priorità è questa. Io sarò tra l'altro giovedì in aula a votare il DL aiuti, perché in questo momento la priorità è dare agli italiani che soffrono quelle risposte che gli italiani aspettano.